Memmo e la squadra intorno a lui hanno fatto una campagna d'amore per Frosinone che ha bucato, le persone lo hanno capito. Ci sono gli orientamenti politici, ma poi c'è anche l'amore per la città, e quest'uomo che si è rimesso in gioco, si è ributtato nella mischia per amore di Frosinone, secondo me è stato il messaggio importante. Il ballottaggio è 0-0 palla al centro. 0-0 palla al centro, vince chi porta più persone a votare, e io vedo intorno a Memmo una passione di amore per Frosinone. Io dico, bisogna votare per Memmo, non per lui, ma per i cittadini, per le famiglie, per questa comunità, perché arrivano miliardi di euro. È una persona onesta, è una persona per bene, è una persona capace, molto capace, e per raccogliere quelle opportunità ora bisogna mettere il meglio. Vede, quando c'è la box e c'è una partita di box sul ring, se vuoi vincere mandi il meglio che c'è, e il meglio è Memmo Marzi. Grazie con tutto il cuore, perché veramente qua c'è stato l'esempio di quello che deve essere una battaglia politica, civile, trasparente, che ha avuto come elemento distintivo quello fantastico della voglia di unità, e quello da parte di un uomo come Memmo Marzi di amore per la sua terra. E quindi veramente grazie, perché è stata una scelta straordinaria, straordinariamente positiva, perché ha riacceso tantissime speranze e tantissima capacità di rimettere al centro una battaglia comune. Memmo ha fatto sicuramente un atto d'amore per il suo territorio, ma mi permetto di dire, Frosinone, votando Memmo Marzi, fa un atto d'amore nei confronti di se stessa, nei confronti di Frosinone e del suo futuro, perché non è in gioco il destino di qualcuno, è in destino il gioco della città. Lui mi telefonò alcune settimane fa, gli dice: guarda, ti voglio far vedere alcune cose che sono palesemente i simboli di un buco di governo che ha umiliato Frosinone, con delle idee, finalmente delle idee. E io penso che dovete, i cittadini di Frosinone possono e devono leggere Memmo, perché le idee per voltare pagina ci sono, sono concrete e sono fattibili. Ad esempio, dobbiamo smetterla di vedere quel monumento naturale dello Schioppo come un luogo del disagio. Può e deve diventare un monumento naturale che ridiventa uno dei luoghi di aggregazione di tutto il Lazio, di tutto il Lazio, più belli che c'è. Come io dico, basta alla vergogna di quell'ascensore inclinato, così come l'idea del parcheggio a via Cimarra, in modo di garantire sul centro storico una viabilità diversa. E poi, bellissima idea, il parco del fiume Cosa, che si può fare, lo faremo, sono un'altra idea, e io le cito perché è vero che si vota Memmo, ma in realtà, ripeto, si decide se ci saranno opportunità o se non ci saranno opportunità in questo territorio. Tutti a votare per il bene e l'amore della città. Grazie a tutti.